Ed ora una digressione rispetto agli eventi natalizi. Ci siamo occupati di Statte, dei presepi di Statte, e abbiamo anche colto l'occasione per la presentazione di un libro, quello del professor De Marco, appunto una realizzazione che attraverso il fumetto ripercorre la storia e il cammino di Statte giunto ai 25 anni dall'autonomia. Un libro, quello del professor De Marco, che davvero rende Statte e gli statesi felici e orgogliosi di questo lungo cammino di autonomia, e ora Statte cammina, anzi vola con le proprie gambe. Ma il 25esimo anno dell'autonomia non si poteva festeggiare e non poteva mancare un libro del professor Vittorio De Marco. Il professor Vittorio De Marco porta in giro il nome di Statte, il nome di tutta l'Italia, lui non è nuovo a queste imprese. Questo fumetto che ha voluto dedicare al comune di Statte, io non finirò mai di ringraziarlo. Ha fatto un fumetto che sia, come dire, un periodico anche per le scuole elementari e medie. Io sono convinto, lo ripeto in tutte le mie interviste, che non è la politica che può cambiare il mondo, l'Italia, ma è la cultura che può cambiare l'Italia. E quindi nelle scuole noi porteremo questo libro, faremo conoscere questo libro, la storia di Statte, come è nata Statte, perché si chiama Statte, i vari periodi che ci sono stati dal Medioevo alla realtà, parecchi bambini a scuola non conoscono. E devo essere sincero, io ho dato una sbirciata, neanche io conoscevo tutti i passaggi di questo fumetto, vi dico che è una cosa bellissima, quindi l'amministrazione comunale tutta sarà grata a Vittorio De Marco per quello che ha fatto e per quello che continuerà a fare per la nostra cittadinanza. Statte ha celebrato e celebra i 25 anni della sua autonomia, della sua esistenza, della sua nascita. Il libro del professor De Marco, come dire, è la ciliegina sulla torta, conferisce certamente lustro a queste battaglie di Statte e a voi amministratori che portate avanti la gestione del comune statese. Non avremmo infatti potuto, diciamo, festeggiare meglio la nostra autonomia se non con questa pubblicazione che il comune ha patrocinato, perché è stata scritta da un accademico di grande riconoscimento, che è appunto il professor De Marco, un gioiello, un orgoglio statese, il quale si è prestato a raccontare l'antichissima antropizzazione statese attraverso un esperimento, cioè una storia, ma a fumetti, e si è avvalso per questo di Mario Chimenti, un fumettista statese, e quindi è venuto fuori un prodotto, diciamo, importante come contenuto, ma anche leggero come, diciamo, modo per i ragazzi per potersi appropriare della nostra storia. Storia illustrata di Statte, siamo con il professor De Marco, l'autore, un modo per raccontare l'autonomia, per raccontare il percorso di Statte in un modo originale attraverso il fumetto. Sì, ci siamo resi conto che in Italia non ci sono molte storie illustrate di città. Taranto l'ha fatta nel 1981, però in Puglia sono pochissime, forse nessun'altra, e anche in giro per l'Italia. Quindi per dare anche un significato culturale al 25esimo dell'autonomia comunale abbiamo pensato a mettere su questa specie di divertissement, ma fatto in maniera scientifica anche, ma divertendoci intorno a costruire, diciamo così, una storia a fumetti. L'abbiamo pensato soprattutto per i ragazzi delle scuole elementari e delle scuole medie di Statte.